Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento sulla prevenzione delle dipendenze patologiche. Oggi ho il piacere di avere con noi ospite il signor Marco, che ha accettato il nostro invito di condividere la sua esperienza all'interno del nostro centro. Marco si trova presso il nostro centro da diversi mesi e con lui ci farebbe piacere raccontare proprio quella che è la sua esperienza all'interno della comunità e in particolar modo quelle che sono state le consapevolezze che piano piano si sono andate acquisendo in questi mesi. E chiederei quindi proprio a Marco di partire proprio dal suo arrivo qui in comunità, che insomma è stato abbastanza complesso all'inizio. Sì, devo dire che io non sono venuto di mia spontanea volontà qui, sono stato praticamente costretto dai miei familiari perché ero in condizioni veramente disastrose, ecco, e non me ne rendevo assolutamente conto. Invece loro se ne sono resi conto e per fortuna hanno trovato questa soluzione, ecco, anche se a me all'inizio non piaceva per niente. Non lo condividevo, non lo trovavo una cosa giusta nei miei confronti. Adesso, dopo 6 mesi, mi rendo conto che invece hanno fatto la cosa più sensata che potessero fare, ecco, perché altrimenti sarei finito veramente male. E invece così, passetto dopo passetto, cerchiamo di venire fuori permetto che io ero un alcolista. Sono tuttora un alcolista perché non è ancora finita e poco alla volta cercherò di venire fuori da questo problema, che è un problema, non è un semplice vizio o cose del genere, è un problema serio, grave, che purtroppo riguarda parecchi giovani. Io non sono più tanto giovane, ma comunque ho iniziato piuttosto presto a bere. E questo ha inficiato parecchio sul mio cervellino e sul fisico anche, perché alla lunga è deleterio, ecco. Ecco, io vorrei partire proprio da questo, no? Come diceva lei, è arrivato qui con scarsissima consapevolezza di quello che era un problema e con scarsissima consapevolezza del bisogno di essere aiutati. Noi in diversi incontri abbiamo proprio trattato questo tema, si ricorda, no? All'inizio, vorrei insomma che lo raccontasse lei, all'inizio c'era proprio la difficoltà nel riuscire a capire il senso dello stare qui, a riuscire a comprendere di aver bisogno di aiuto. Ha voglia di spiegarlo lei, insomma, avendolo vissuto? Sì, io non mi rendevo assolutamente conto della gravità della situazione in cui ero precipitato e mi sembrava tutto esagerato, tutto assurdo, tutto così artefatto, non mi rendevo veramente conto che invece era assolutamente necessario un intervento, non dico drastico, ma anzi sì, drastico. Nel senso che per farmi smettere bisognava intervenire proprio alla base per cercare di scuotere un pochino quella che era la mia situazione, che non andava assolutamente bene, non c'era niente da fare. Io all'inizio ho avuto grosse difficoltà ad ambientarmi. Perché comunque dalla disciplina, per tanti motivi, all'inizio è stato difficile, è stato duro, lo è ancora adesso, non è che sia tutto rose e fiori, però adesso c'è la consapevolezza che quello che faccio lo faccio per il mio bene, per venirne fuori, ecco, e quindi lo faccio con un altro spirito.
Marco, proviamo proprio a raccontare a chi ci sta guardando un po' come ha avuto origine questo che piano piano è iniziato a diventare una vera e propria dipendenza e quindi poi un qualcosa che ha iniziato davvero ad avere un impatto molto dannoso per la sua vita. Ma tutto è cominciato con una serie di chiamiamoli incidenti. Una storia con una persona che è finita male e che non sono riuscito a digerire, diciamo così, a digerire bene. E poi ho avuto un incidente che mi ha compromesso un po' l'uso delle gambe per diversi mesi. Io ero maratoneta e questo mi ha impedito di allenarmi, di correre qua e là, e insomma la mia vita è cambiata completamente e ho pensato bene di sostituire sia gli affetti emotivi che quelli pratici praticamente della corsa col bere. Mi sono messo a bere e convinto di poter smettere quando e come volessi, da un momento all'altro, e invece non è stato così. E non è. Grazie. E, come diceva prima, la sua famiglia ha cercato in qualche modo di aiutarla a prendere consapevolezza di quella che stava diventando un problema. Ha voglia di raccontarci in che modo, chi è che ha cercato di aiutarlo e ha cercato in qualche modo di tendergli una mano proprio? Sì, i miei fratelli, soprattutto io ho due fratelli sacerdoti. E loro si sono accorti quasi subito che il problema era abbastanza serio e qua e là, e cercavano di aiutarmi, hanno fatto di tutto, ma io non sentivo di aver bisogno di aiuto proprio per il fatto che ero convinto di essere padrone della situazione e invece non lo ero. Ma credo che sia una cosa che succede a tutti quelli che hanno delle dipendenze. Ci si sente sempre convinti di essere, di poter smettere in qualunque momento, e invece non è così. Purtroppo sono cose che si pagano e non c'è niente da fare. Lei prima stava spiegando che in qualche modo ritrova su due episodi che hanno colpito la sua vita quelle che potrebbero essere le cause di un inizio di una dipendenza. Ha parlato di una relazione finita male e di un brutto incidente. Ha voglia di spiegarci esattamente che cosa è accaduto e come mai questo incidente nello specifico l'ha colpita così tanto da pensare di trovare nella bottiglia un finto conforto? Ma l'incidente, tecnicamente, sono stato investito da un'auto mentre mi stavo allenando e mi ha compromesso l'uso delle gambe. E io ho pensato bene di trovare conforto nella bottiglia, ma senza rendermene neanche conto. È stata una cosa abbastanza lenta, ma progressiva, sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a perdere completamente l'uso della ragione. Quando sono stato portato qui, chi mi ha visto arrivare lo sa, ero in condizioni veramente pietose, sotto tutti gli aspetti. Per fortuna mi sono ripreso abbastanza bene. Ciò non significa che abbia dimenticato che stato ero, ecco, perché come diceva lei giustamente, la vergogna è una cosa che serve per
per stimolare la voglia di non farlo più, ecco. È un buon deterrente la vergogna. E niente. E quando lei ci raccontava di questa lenta e progressiva crescita del controllo che in qualche modo l'alcol iniziava ad avere su di sé, durante i nostri incontri ricordo che sono rimasta colpita dal fatto che lei piano piano iniziava a riconoscere che il controllo stava venendo meno, ma forse quella situazione non era ancora sufficiente per riuscire a chiedere aiuto. Ha voglia proprio di raccontare un episodio, perché secondo me penso che sia indicativo di quanto effettivamente l'alcol abbia condizionato la sua vita, per capire proprio la gravità e lo stato di malessere a cui lei era arrivato. Sì, io ero anche un appassionato di sci, mi piaceva molto andare a sciare il sabato e la domenica con gli amici. E ricordo che un giorno eravamo su in montagna, stavamo sciando e io ho sentito il desiderio veramente impellente di bere qualcosa di forte. E siccome non avevo niente con me, ho raccontato agli amici che non mi sentivo molto bene e che dovevo fermarmi al primo rifugio che trovavamo perché non stavo bene. E così abbiamo fatto, ci siamo fermati al rifugio, io invece di stare lì tranquillo e quieto mi sono preso una bevanda, mi ricordo perfettamente che cosa fosse anche. E lì mi sono reso conto che ero diventato dipendente proprio, cioè senza alcol non riuscivo a vivere, ecco. Anche i miei rapporti con gli altri, se non ero carburato, come si dice in gergo, non riuscivo quasi a parlare, non riuscivo ad avere rapporti normali. Non ero mai completamente ubriaco, però ero sempre alterato, sempre, sempre, sempre. E questo è dovuto, e non mi rendevo conto, la cosa grave era quella, che non mi rendevo conto di essere oramai dipendente, totalmente dipendente dall'alcol. Quindi, come diciamo prima, fortunatamente l'intervento dei suoi fratelli, che a differenza di lei si erano resi conto di quanto fosse necessario un aiuto, ha fatto sì che lei arrivasse qui da noi. Come diceva lei prima, è arrivato qui con grosse difficoltà e scarsa consapevolezza rispetto alla necessità di essere aiutato. Cos'è cambiato in questi mesi? Ma sicuramente il fatto di aver capito che era necessario farsi aiutare, perché prima non ci pensavo proprio. E secondo, subito io l'avevo presa come appunto una punizione, un affronto. Adesso invece mi rendo conto che era per il mio bene, è per il mio bene, e ho preso consapevolezza che non è tanto il tempo che ci metterò a finire questo percorso, quanto l'intensità, il voler veramente fare qualcosa di serio, qualcosa che mi porti fuori definitivamente dal vizio, ecco. E questo posso farlo solo qui dentro, non posso farlo fuori da solo. Io un mese fa volevo andarmene a casa e sono stato sconsigliato un po' da tutti, e anche lì subito me la sono presa parecchio, perché ho detto qui non mi vogliono tagliarmi fuori, qua e là, su e giù,
invece adesso poco alla volta riesco a capire che è per il mio bene, perché non basta 3-4 mesi per disintossicarsi, soprattutto disintossicarsi a livello mentale, ce ne vuole molto di più. E appunto dicevo, il tempo oramai non conta più per me, quello che conta è riuscire veramente a guarire, uscire da qui sicuro, appunto avere questo famoso scudo di cui parlavamo all'inizio, che che non sia uno scudo finto, ma sia uno scudo reale, resistente, perché sicuramente poi le occasioni non mancheranno per ricadere. Io ho bisogno di essere forte in questo, e per il momento non lo sono ancora, sicuramente. Quindi devo restare qui e impegnarmi, anche se non è facile. Alle volte sembrano, ti fanno fare delle cose che sembrano anche abbastanza stupidine, ridicole, e invece poi pensandoci su ti rendi conto che sono utili, sono necessari. Ecco appunto, Marco, ha voglia di spiegare che cosa durante questi mesi ha sentito utile per lei e che in qualche modo l'ha accompagnata in questo percorso di consapevolezza di quelli che sono forse anche dei limiti che ognuno di noi a un certo punto è giusto anche che riconosca per poter essere aiutato? Sì, innanzitutto il fatto che ho imparato a parlare con gli altri, ad esprimere, a dire le mie emozioni, a raccontarmi senza avere bisogno della sostanza, cosa che prima non riuscivo a fare. E poi niente, l'ho perso il filo. Le stavo chiedendo, no, se ci sono, visto che lei mi diceva lo stare qui le ha permesso piano piano di acquisire delle consapevolezze, e una di queste era appunto il fatto di non concentrarsi tanto sul tempo, su quanto tempo devo stare qui, no, cosa che ad esempio accadeva all'inizio, ma sul significato dello stare qui. E insieme appunto abbiamo affrontato diverse volte, no? L'importanza che quelle che sono le attività, il confrontarsi con gli altri, come diceva lei prima, sono appunto funzionali affinché piano piano si costruisca questa consapevolezza del senso dello stare qui. Quello che volevo chiederle è se c'erano delle attività nello specifico che ha proprio sentito che l'hanno aiutata in questo, visto che all'interno della comunità ci sono diversi momenti in cui vengono svolte diverse attività, ognuna con la propria caratteristica che aiuta proprio ognuno di voi nel percorso che sta facendo. Mi piacerebbe sapere nello specifico cos'è che lei ha sentito e sente che le è utile nel suo percorso. Ma sicuramente la sintesi, perché è un momento in cui si riflette, si parla, ci si confronta in modo abbastanza sincero, ecco, lì viene fuori quello che uno pensa veramente su tanti argomenti. E poi anche il teatro, il canto, stare insieme, ecco, perché un conto è stare con un gruppo di amici che si conoscono da anni e qua e là, un conto è essere in una comunità in mezzo a gente che non conosci per niente, che non hai mai visto, che vedi per la prima volta e ti devi mettere, non dico a nudo, ma quasi, cioè devi
avere il coraggio di metterti in mostra per quello che sei, non per quello che vorresti essere o vorresti apparire. E questo è, insomma, trovo che sia costruttivo, che sia utile. Mettersi a nudo, che è un po' quello che forse l'alcol ha tolto, no? in questi anni. Più volte noi ci siamo detti che questa condizione di confusione, poco chiarezza che ha accompagnato gli anni passati della sua vita è stato forse ciò che l'ha danneggiata maggiormente, il non riuscire a vedere verso che cosa andava, verso quello che poteva essere una progettualità, degli obiettivi nella propria vita. Stando qui, piano piano, è come se avessimo proprio provato insieme a cercare di togliere, noi l'abbiamo definito in diverse occasioni, questo velo che in qualche modo oscurava la realtà, cercando proprio di aiutarvi a ridare un senso a quella che era la vostra vita, a cercare di dare dei significati a quelli che sono stati gli eventi che hanno caratterizzato la vostra vita, affinché voi possiate avere quelli che noi diciamo tante volte insieme, gli strumenti per riuscire a avere di nuovo, mi viene da dire, la verità di quella che è il senso di quello che è accaduto. E secondo lei questo viaggio che noi stiamo facendo insieme verso una maggiore consapevolezza di quelli che sono gli eventi, di quelli che sono i vissuti, verso che direzione sta andando? Ma penso che stia andando verso la direzione giusta, nel senso che poco alla volta io mi rendo conto, sono consapevole che degli errori che ho fatto, dell'errore clamoroso che facevo e che faccio tuttora in certi momenti, di considerare appunto l'alcol un amico, uno strumento utile, mentre invece qui poco alla volta mi sto rendendo conto che era tutt'altro che uno strumento utile, anzi è dannoso ed è pericoloso. E niente, il percorso sarà lungo, perché per forza non è una cosa che si fa così in due minuti, ma grazie al vostro aiuto io credo che di potercela fare, ecco, sono fiducioso. Ecco Marco, rispetto alla sua di esperienza, che appunto come abbiamo detto prima è un'esperienza che è stata costruita un passo alla volta, inizialmente c'era molta diffidenza, c'era forse anche scarsa fiducia rispetto al senso di venire in comunità. Ecco, proprio rispetto a quello che lei ha vissuto in prima persona, ha voglia di fare un rimando, di dare un suo consiglio alle persone che stanno guardando questa intervista e che in qualche modo possono avere vissuto, stanno vivendo una situazione simile alla sua? Ma sicuramente posso dire di non aver paura di chiedere aiuto, perché è l'errore più grosso che si possa fare, pensare di potercela fare da soli è sbagliato, non è possibile. E secondo, di avere fiducia, perché di non vedere la comunità come uno spauracchio, una cosa così, di non aver paura soprattutto di essere marcati a vita dopo, perché quello è stato in comunità e quindi è uno che ha dei problemi, no, quello è stato in comunità è uno che aveva dei problemi,
se c'è stato come si deve, nel senso che se ha fatto il suo percorso come si deve, i problemi non li ha più una volta che esce da qui. E quindi il consiglio che posso dare io è questo, che da soli non si arriva da nessuna parte. Bisogna avere il coraggio, poi sì, occorre del coraggio, la consapevolezza che bisogna farsi aiutare, assolutamente. E uno dei, penso, l'unico modo per farsi aiutare sia quello di entrare in una comunità dove trovi esperienza, dove trovi gente che sa quello che fa e che lo fa bene, che lo fa con passione, perché comunque non è un lavoro qualunque, è una cosa che riguarda l'animo delle persone, è già una cosa abbastanza profonda. Grazie mille, Marco.